Sì, della necessità di avvicinare i ragazzi alla pratica sportiva si parla spesso, tutti quanti ne conosciamo l'importanza, non sempre le istituzioni sono conseguenti rispetto alle affermazioni di principio. Sono molto felice invece di questa iniziativa che la vicepresidente Princi ha inteso sviluppare per investire 800 milioni rinvenienti dal Fondo per le politiche giovanili da destinare alle famiglie che non avrebbero la possibilità di garantire ai loro figli il diritto allo sport, alla pratica sportiva attraverso l'iscrizione per esempio a palestre o ad associazioni sportive. Sono molto felice anche del supporto che Sport e Salute darà a questa iniziativa. Sono molto felice di ospitare in Regione il Presidente Mezzaroma che sta dando grande impulso a Sport e Salute coinvolgendo anche gli organismi che si occupano di promozione sportiva. Oggi ci sono molti di questi organismi, molte di queste associazioni. È un modello virtuoso di impegno per garantire il diritto allo sport attraverso le istituzioni che le finanziano. Un'organizzazione importante come Sport e Salute che coordina, offre supporto e l'impegno in termini di sussidiarietà delle organizzazioni sportive che poi devono essere le vere protagoniste di questi processi. Io oggi sono particolarmente felice di essere qui anche perché quello che andremo a firmare con la Calabria, il protocollo d'intesa, è il primo protocollo che firmeremo con una regione del sud. Questo mi fa particolarmente felice. Tra l'altro con la Regione Calabria, con l'amministrazione attuale, c'è un rapporto consolidato che si sta sviluppando in vari settori, in vari canali, sulla scuola e sullo sport inclusivo. Questo progetto in particolare, per il quale faccio i complimenti al Presidente e al Vicepresidente, è un progetto in base al quale Sport e Salute metterà a terra questi finanziamenti messi a disposizione della Regione Calabria. Sostanzialmente si configurerà in voucher che verranno dati a persone che naturalmente avranno i requisiti previsti in una fascia di età particolare dai 14 ai 24, e con questi voucher gratuitamente potranno avere possibilità di praticare sport nelle strutture, associazioni, società sportive che verranno convenzionate. Quindi mi sembra il futuro dello sport sociale, penso vada in questa direzione, e faccio i complimenti, ripeto, al Presidente, al Vicepresidente per aver avuto questa idea che sicuramente andrà replicata. L'obiettivo della misura è proprio favorire l'inclusione sociale, quindi l'aggregazione relazionale, accompagnando i giovani a superare le fragilità psicologiche dopo il Covid. Sono risorse importanti, 800.000 euro in questa prima fase che andremo ad incrementare con ulteriori risorse, che abbassando quella che è la fascia di riferimento. In questa prima fase coinvolgeremo una fascia giovanile dai 14 ai 24 anni, con la seconda tranche abbracceremo la fascia 6-13 anni, per cui è un'importante misura che per la prima volta ha voluto la Regione Calabria con il nostro Presidente Occhiuto e che grazie appunto a Sport e Salute stiamo sviluppando per accompagnare sempre di più i giovani ad accedere alla pratica sportiva e quindi a fortificarsi caratterialmente.